Jingle bash, jingle bash. Mancano due giorni a Natale. Mancano due giorni a Natale. Due giorni a Natale. Sono... Davvero, mancano proprio due giorni a Natale. Mancano proprio due giorni a Natale. Non stiamo perché assolutamente... sono due settimane prima che stiamo registrando. Ah, hai rotto la magia. La magia del Natale. Ce l'abbiamo una sigla natalizia? Dove sì, eccola qua. È pausa per rispondere un gran bel podcast. Che vuoi uno scemo, tira gli ossi e parla, basta. Tucano muove il becco ma non dice niente. Corvo è un artista, mangia pizza sempre al dente. È una pausa su Trespolo di cultura pop. Va bene, comunque, anche oggi stiamo un po' stretti. Sì, qua, eh? Sì, perché avendo sotto le feste. Chi non muore si rivede. Aggiungi un posto a tavola che c'è. Zio. Quello che vive. Mi hai perso corpo. Sono in questo perché è casa mia, ecco. E quindi c'è una persona, una presente. Un dottore. Beh, cioè, appunto, cioè, tanto. Che è già venuto comunque a farci visita. Facciamo come quello dei Simpson. Molti lo ricorderanno per l'episodio. Cos'era? Sai, sono più. Sì, dai, no, ok, ciao, sono Ornitottero, siamo già visti. Revival. No, visti no, è un podcast. Ah, già è vero. Siamo già sentiti al massimo. Ma ti ho mandato un PDF con le regole. Cioè. Sì, vabbè, ma non so ancora leggere. Gli hai rinultrato quello della scorso. Sì, ma non è servito, ho detto, metti che lo guarda. Sono impegnato. Esatto, era venuto la prima stagione con avevamo parlato di, se non sbaglio, Di veleno, ma abbiamo parlato anche dell'automazione sul lavoro. Vedi, che sì. Loro se lo ricordano. Sì, sei peggiorato in questo tempo? Ma studiare è una brutta bestia. Perché ricordiamo che sei diventato maestro di Megatronica 2. Bravo. Ora è un applauso. Il livello dopo, sì, ha il diploma per costruire gli Eva di Evangelion e il Mecha e il Gundam. Quindi se avete bisogno di un Gundam, scrivete. E non vedo l'ora. Era da fare giostre. Non spoilerare. È vero. Vuoi sponsorizzare il tuo parco? No, non so neanche se sono assunto, quindi no. Anche okay, a parte che sono miliardari, quindi non ho bisogno di tipo quattro ascoltatori. Lascia fare. Se volete, magari andate a Bologna, Luna Farm è bellissimo. Conosci Fico? Fico, bellissimo. Vabbè, questa era un inside joke molto brutta. Non l'ho capito. Neanch'io quando me l'ha fatta, però me l'ha fatta lui e quindi boh. Ok. Io non ricordo nulla. Lui sostiene che nel mondo esistono due persone, chi conosce Fico e chi non conosce Fico. Ma Fico. Tu conosci Fico? No, però non è lo stabile quello di tipo di Italy che fa tutta la roba da mangiare dentro. Vedi? Qua siamo due contro due, io e te non sappiamo di che cazzo parliamo. Hai rispettato la percentuale che hai detto, 50%. Pazzesco. Molto Fico. Allora, per quanto mi riguarda, un'altra persona che è in questa stanza dovrebbe saperlo a metà, quindi. Beh, giustamente l'ha appena preso. No, lui sa cos'è appena. Lui sa più fica, probabilmente. L'ha appena preso, lo sa a metà. Taglia. Vabbè, se già che ci siamo, spieghiamo cos'è Fico, no? Spieghiamo cos'è. No, inspiegabile. Inspiegabile. Io lo classificherei come tipo una sorta di centro commerciale. Beh, se volete ve lo spiego. Fico è lo stesso gestore di Italy, ovvero Italy, che per chi non lo sa, è un supermercato sviluppato da una persona molto intelligente e molto ricca in questo momento, Garibaldi, di cui non mi ricordo il nome, però probabilmente è Elon Musk, non è vero. Che ha avuto una buona idea di costruire dei supermercati, ma anche a Verona c'era Italy Hamburger, che però adesso è chiuso, scusa, dove ci sono soltanto prodotti di origine italiana e sono tutti specializzati. Fico, che cos'è? Non è nient'altro che un hangar, tipo uno stabile, che forse ci sono rumors che tra poco verrà fatto anche a Verona, nella zona dei magazzini generali vecchia, ma non si sa ancora in realtà. Dove non è nient'altro che un centro commerciale, dove però, ad esempio, se da Italy vendo la tizzone di Battipaglia, la tizzone di Battipaglia, la mozzarella quella gigantesca, okay. Da Fico non è che vendo la tizzone di Battipaglia, c'è un omino di Battipaglia che è da lì e tu vai là e lui ti fa la tizzona sul momento e te la vende. Quindi c'è anche il processo produttivo. È un supermercato, però con la produzione all'interno del supermercato. Quindi c'è la mucca dietro che fa la tizzona. Allora, c'è lo zoo. Sì. C'è anche la possibilità di andare poi a vedere quello che è la produzione dei che vari fico. Prodotti. Cioè, un po' show. Diciamo che tutto quello che viene venduto non solo è italiano, non solo è specificato l'origine, ma è anche fatta da persone di quel posto in quel momento. Quindi più fico di così. Si non si è visto l'occhiolino. Aiuto.
quindi posso scegliermi il maiale da cui voglio fare la mortadella. Tipo, esatto. Voglio la mortadella di quel maiale lì e me lo ammazzano sul momento. Spero di no. No, ma però sì. Il latte di quella mucca, grazie. E da bere polpette. Se non avete mai visto i Simpson siete delle brutte persone. Suicidatevi. Non è vero, non suicidatevi, però sì, dai. Però sì, forse un po'. Suicidatevi a metà. Ma sai cos'altro è fico oltre Raffaella? L'argomento di cui vogliamo parlare oggi. Ho provato a fare una cosa alla Corvo, non mi è riuscito. Non farlo mai più. Non lo faccio più. Non lo faccio mai più, cioè, lo giuro. Vabbè, niente. Sono depresso. E comunque, no, volevamo sfruttare la presenza di Ornitottero per trattare un altro argomento un po' particolare, quindi usciamo come lo scorso episodio dai classici serie TV e i pop culture arguments. E volevamo parlare meno serie per essere più serie. Bravo, potrebbe essere un nuovo slogan del, no, perché l'hai citato nella puntata di qualche volta fa, hai detto facciamo i serie, quindi ho soltanto ripreso la frase, quindi in realtà è stata una mia idea del quale mi sono stupito e quindi fatti pat pat sulla spalla. Ok, bravo. Volevamo per l'appunto parlarvi di dell'ambiente robot, quindi parliamo un po' di tecnologia. Mi piacerebbe parlare con voi, con il nostro ospite, di roboetica e diciamo di amore androide, andando a citare qualche film o qualche videogioco che sono usciti negli ultimi 5-10 anni. Facciamo, teniamola larga questo range. Molto larga. Molto largo. E perché noi, come vi abbiamo già detto un paio di puntate fa, abbiamo questo Cineforum, che adesso è un attimino in pausa, nel quale abbiamo visto diversi film e tra questi c'era sia Blade Runner, il primo Blade Runner, che non ricordo di che è anni 80, fine anni 80 forse, tanta memoria, vabbè, quello con Ford comunque. Mm-hmm. E abbiamo visto Her, quello invece di dove c'è Joaquin Phoenix. Ed entrambi, diciamo che trattavano il tema androidi. Esatto, il tema degli androidi e del rapporto che si va a creare tra il protagonista umano e l'androide umanoide, che quindi ha sembianze umane. Senza contare comunque delle ultime 7 stagioni di Black Mirror, che ultimamente sono soltanto incentrate sulla robotica. Assolutamente. Tornando vero. Un po' indietro i libri di Asimov, tipo Io Robot e quelle cose lì. Esatto, poi ad esempio è uscito un paio di mesi fa, gratuito, per PlayStation 4, però è un gioco, mi sa, del 2017-2018, che è Detroit Become Human, che è un videogioco bellissimo, dove anche lì tu interpreti degli robot umanoidi, e c'è praticamente una storia rivoluzionaria in cui i robot umanoidi si ribellano con agli umani, e al di là del gioco però in sé... Non consiglio di guardare il gameplay di Sabaku, perché secondo me è troppo pensata come persona Sabaku per fare un gioco del genere. Bisogna essere più impulsivi e più stiamo veramente più carnali. Sconsigliando Sabaku. Io, secondo me, a me non è piaciuto tanto. È la magia del Natale. No, io l'ho visto da Sabaku e mi è piaciuto tantissimo. Vabbè, niente. No, a me è piaciuto il gioco, però non mi è piaciuto come l'ha giocato Sabaku, cioè è troppo pensante. Beh, ma qualcuno sta facendo il Grinch. Sì, davvero. Scusate. Non tu, bellissimo. Non tu, lui. Cioè, per una volta che per una volta che riusciamo a non... Sabaku a parte, sì, non andate magari a guardarvi giocatelo. Perché non giocarlo? Sì, esatto, non andate a guardarvi il gameplay perché è un'esperienza. È un'esperienza che abbiamo visto prima. È uno storyteller, no? Appunto. Esatto. Quindi, parlando, dopo vorrei parlare con voi anche di novità sui robot, perché appunto si stanno facendo sempre più versioni reali. Ad esempio, spulciavo su internet un sito che si chiama Robotico, con la K.it. Minchia! La K è accattivante. Mi sento trascinato da questo sito. Quanti anni hanno quelli che l'hanno messo su 12? Dimmi di più. Non lo so, ma Ico di Robotico è in verde e la O è tipo un occhio. Ok. Wow. Dimmi di più. 11 anni. Sì. E leggevo, appunto, che c'è questo scienziato giapponese di fama mondiale, che si chiama Hiroshi Ishiguro, che è considerato un punto di vista. Ma sei sicuro? No. No, che a questo punto per una volta facevi una battuta di merda. Grazie mille per averci seguito. Una battuta di merda. Che appunto
è un grande esperto di robotica umanoide, che si è messo a creare dei cloni artificiali di varie persone. Vi invito ad andare a vederci anche un video su YouTube che vi linkerò nelle note dell'episodio. Molto carino. Ci sono, come ben sapete, sempre più robot addetti, diciamo, all'intrattenimento affettivo, al sesso, i sexy robot, ecco, il sesso bello, che sono sempre, che si vuole, vogliono essere sempre più simili all'uomo, dare quel feeling più, utilizzando quindi il silicone e i prodotti che vanno a ricuare. Hai capito? Stai cercando di evitare di dire una frase normale. Che bambole sexy che porti a letto e posto le persone vere, perché uno paghi una volta e poi basta. No, cioè non la devi portare a cena. Non la devi portare a cena. Hai capito? Un investimento sicuro. Poi tu fai la tua... E dopo... armadio, e tu hai tutto il letto per te. Beh, laverei prima. Laverei. Beh, domani. Non lo so, coi delicati o a freddo. Nel senso, vabbè. Okay. Ci saranno le istruzioni, come i maglioni, dentro c'è la linguetta, quella. Anche lì c'è la linguetta, comunque. Possiamo chiudere. Forse troppo. Sono un po' raccapricciato. Grazie mille di aver seguito. Comunque, tutto questo appunto per andare a dire che si sta andando verso quella direzione lì. Dopo non so quanti questi possano prendere piede, possano venire commercializzati in quanto breve tempo. Però in un ipotetico futuro, dove, come appunto in Detroit Become Human, ma così anche come in Blade Runner, quasi la popolazione è divisa tra androidi e umani, sì. Ci possono succedere, appunto come in questi grandi film, delle situazioni ambigue, chiamiamole ambigue, e quindi delle ipotetiche storie d'amore tra una creatura fatta di circuiti e una invece fatta di carne e ossa. Voi, eticamente, moralmente, come la vedete? Allora, io la vedo in un modo singolo. Non ci vedo niente di male nel succedere, però cioè, nel fatto che succeda, ma ci vedo una problematica più che altro emozionale, e adesso sarò un po' filosofico, perché nel senso, secondo me, cercherò di dirlo in un modo tranquillo, la parte del corteggiamento e del farsi desiderare o comunque di entrare in sintonia con una persona fa parte anche dell'atto sessuale in sé, cioè non è una cosa che si fine a se stessa, che comincia dal momento in cui si va a letto con una persona e finisce quando, vabbè, avete capito, ma comincia nel momento della frequentazione, nel senso che è tutto un atto unico. Se tu dai la sicurezza a una persona che andrà a botta sicura, si perde un po' la magia di tutto l'avvenimento, e si rischia che poi la persona, per paura di sentirsi sempre denigrata, comunque di dire io faccio questa cosa qua quindi sono sicuro che mi dirà sempre di sì, non provi più a tornare all'esperienza carnale vera. Okay. Ma dici che è come fornire a qualcuno il finale di una storia senza leggere tutto il libro? Esatto, è uno spoiler. Cioè, tu sai già come andrà a finire, tu puoi scegliere la persona che vuoi, fatta come vuoi, e non c'è quell'elemento un po', chiamiamolo poetico, del compromesso, nel senso dico, abbiamo dei difetti entrambi, ma io so che voglio bene a questa persona, e quindi cioè, ci voglio provare, secondo me andrà bene, posso farla andare bene, fa parte della filosofia del tutto. Dopo, e qua si parla di sesso con amore, però per il sesso senza amore, dopo... può andare bene tutto, nel senso che alla fine non è nient'altro che masturbazione, se ci pensi. Sì, pari. Più ci sono due cose molto diverse, semplicemente. Esatto, il problema è se si comincia con il sesso senza amore, però, e ci si abitua all'idea, dopo uno si dice devo frequentarmi con una ragazza, però chi è che me lo fa fare di fare tutte queste complicatezze, di dire ah questo non gli piace, questo di qua, di là, e si rischia di andare a finire nel... beh, continuo con i robot. Comunque tanta gente ha demonizzato l'utilizzo dei robot come surrogato sessuale, e io onestamente non ci vedo motivo. Allora, il problema inizierebbe a saltare fuori nel momento in cui il surrogato sessuale, come ha detto giustamente Corvo, diventa surrogato di qualcosa di un pochino più profondo.
di un rapporto. Esatto, però fino ad un certo punto possono anche diventare utili, nel senso che comunque sono degli strumenti che possono aiutare una persona a capire di più sulla sua sessualità. E qua fanno gesti per sconci. E non dovevamo parlare di amore, è quasi Natale! Hanno estratto. No, vabbè, nel senso, può, è comunque uno strumento che può essere utile per determinati fini. L'importante appunto è che non diventi un surrogato di una relazione vera. Però ecco, senza magari andare a toccare il discorso sulla sessualità con il robot, se, adesso vi chiedo uno sforzo di immaginazione e di immedesimazione, se appunto arrivassimo a costruire delle intelligenze artificiali che fossero così sviluppate da avere autocoscienza di sé, e quindi ad autodeterminarsi, riuscissero ad autodeterminarsi, voi come vi comportereste? Cioè gli dareste importante importanza quanto loro presumibilmente se ne danno, oppure no, quello è comunque un toast? Un toast? A pane. Toast a pane. Mi sono perso. Sì, ho fatto fatica a seguire il tuo discorso, sinceramente. Nel senso, nel momento in cui la coscienza diventa vera e propria coscienza, esatto, anche nella macchina. E quindi la macchina ti dice, come appunto nei film citati prima, io no, io esisto, io mi autodetermino, tu gli dai importanza oppure dici no, è stato creato dall'uomo e quindi fai quello che ti dico io per forza, non ti do diritti, non ti do possibilità di... E questo appunto per riagganciandomi a Detroit Become Human, così come Blade Runner, cioè è... Se fosse quella situazione fosse reale, voi che cosa ne pensereste? L'accettereste questa cosa oppure no? Beh, in realtà adesso che ci penso, ho visto tipo dei servizi su D-Max dove c'era gente innamorata delle macchine o delle case. Sì, beh, se guardi su tipo real time c'è gente che è innamorata di peluche. Quelle cose lì sono realtà. Sì, sì, sì. Sì. Non so, mi ha fatto ridere l'idea di uno che nella casa... Ma c'era uno che si limonava una macchina, ti giuro. No. Sì. Possibile. Io vi dichiaro. Oppure una era innamorata di un faro, tipo di una struttura abbandonata, e si è andata anche a vivere dentro per starci assieme. Lì parliamo di disturbi, si può dire, credo. Sì, meno, sì, sono patologie, guarda. Sì. Non so, sai. Non saprei. Cioè, l'LGBTQ plus R è sempre dietro l'angolo. R adesso c'è F perché hanno aggiunto i fari recentemente. Esatto, le R line della Volkswagen. Ok, ti metto un robot semisenziente che ha forma umana, con dico, ti metto, okay, il pomello di una porta, esatto, cioè LGBTQ plus P. Però io appunto il pomello. Parlavo di una situazione come quella appunto citata dai film e dai videogiochi, cioè, okay, quel tipo di società. Beh, se posso, sicuramente è una cosa soggettiva. Sì, assolutamente. Lo è, ovviamente. Poi in realtà non puoi neanche contestualizzarlo, perché nel mondo in cui siamo adesso è probabilmente impensabile una cosa del genere. Infatti fare uno sforzo di immaginazione proprio per quello. Anche perché, per quanto tu possa prendere un robot antropomorfo, si vede che non è reale. Quindi lì appunto sta la persona. Però se si riuscisse ad inventare un algoritmo che riesca a fare delle scelte, non dico casuali, però quasi a un automa, in maniera autonoma, okay, e tipo Kiwi venisse lì un giorno, si scoperta la faccia e sotto hai fatto di circuiti e fino a quel momento il tuo amico era... E c'è un micro lì dentro che lo comanda tipo Man in Black. Esatto. No, ma lì sarebbe già più reale. Cioè, hai capito? Quel tipo di realismo. Beh, c'è nel, okay, nostro piccolo, c'è un algoritmo che si chiama, che ho visto quando sono andato a fare un workshop, un tipo me l'ha insegnato, c'è un algoritmo che si chiama Miracle of Life che riproduce esattamente lo stesso movimento delle cellule umane. È strafigo. Perché secondo me ci stanno, okay, cioè ci sono tanti studi che appunto vogliono arrivare a quello. Sì, vero, però sarà sempre qualcosa di artificiale. E per l'esperienza che ho io dell'intelligenza artificiale, comunque è tutto basato su pre-esperienze fatte. Carico un database di informazioni e ti creo da questo database, quindi fatto a posteriori, cosa qualcosa finita, di nuovo, qualcosa di finito. Quindi non è mai una persona nuova. Okay. Non può essere qualcosa di unico. Esatto, secondo me è quello. Ma secondo voi è peggio la costruzione di robot umanoidi uguali a noi oppure la clonazione? È peggio in che senso? Cioè sarà meno accettata sporadicamente la clonazione. Sì, sì. Per una questione, sì, religiosa, non parlare. Ma anche più per il fatto che la vita umana, l'essere umano è
assume valore anche grazie alla sua unicità di esistere. Verissimo. Sì, no, sì, assolutamente sì. E perché appunto se tu vai a creare un essere vivente, allora giochi a fare Dio e non va bene. Se invece lo crei fatto di circuiti, va bene, è più accettato. Sempre dal punto di vista religioso, secondo me. È quello che verrebbe il problema più grosso. Ti hai spinto tantissimo sul filosofico. Comunque questo podcast sì, sta prendendo una piega serissima. Sta bilanciando un attimo. Faccia una scoreggia nel culo, dente. Cioè, bilanciamo un attimo la cosa. Io, stando un pochino più sul vago, secondo me nel momento in cui una coscienza è determinabile come coscienza, quindi è in grado di prendere delle decisioni autonome, va rispettata, a prescindere da quale sia il punto di origine della coscienza stessa. Senza andare a divagare troppo su ma è qualcosa di artificiale creato da qualcun altro. Io questo però tu pensi che questa coscienza che hai creato dopo possa fare lo stesso con te? Tipo i due computer che si erano messi a parlare tra di loro, dopo si erano inventati un linguaggio. Sì. Dopo loro non ti rispettano a far così. Cioè non, loro non rispettano la tua coscienza a far così. Ok, va bene. Non li crei con una morale. No, io non sto parlando di reciprocità. Sto solo parlando che nel momento in cui è una coscienza va trattata come tale. Se come poi finisce a comportarsi male, quello è un altro discorso a parte. Okay. Però non metterei in dubbio il fatto di... Beh, diciamo che la paura principale dell'uomo è che adesso che in cima alla catena alimentare è essere spodestato. La storia dei due computer praticamente era stata... Non so se tu hai sentito che era stato fatto un esperimento. Ho sentito qualcosa. Però spiegalo bene. È stata creata praticamente un binomio di intelligenze artificiali di cui una doveva essere una vera e propria intelligenza artificiale mentre l'altra faceva da controllore sulla prima, per aiutarla in sostanza a imparare, tra virgolette. Okay. Tempo 2 settimane hanno scoperto che si erano inventate un linguaggio loro per poter comunicare senza il controllo dell'essere umano esterno. Le hanno spente e non hanno più ripreso quasi il progetto. Spaventarsi. Infatti. Cioè è quello che, di cui io parlavo quando ti dicevo che c'è la possibilità, secondo me, di creare qualcosa di unico, sempre all'interno di determinati binari, però cioè dai degli input che poi però non sai come verranno sviluppati dalla macchina, hai capito? Perché okay, crea un'evoluzione su se stessa, esatto, che però non è controllabile, è sempre all'interno di determinate range e cose, e non è controllabile, e non essendo controllabile è semi casuale, quindi determina un'unicità, se vogliamo. Ok, qual è il punto di questa domanda? E in quel punto lì si potrebbe venire a creare chiamiamolo androide, che ha un determinato tipo di, che le cui azioni sono guidate da delle questioni, delle cose che però tu non sai, e a quel punto lì lo tratti come una persona normale o è una cosa Dio, che deve fare il lavoro che gli ho detto io. Tu comunque lo sai che è artificiale. Sì. Quindi ok, potresti sviluppare dell'empatia nel tempo, però alla fine sotto sotto lo sai che... Quindi pensi che comunque un distacco ci sarà sempre? Secondo me un distacco ci sarà sempre, ma sì, è normale. Poi boh, se vogliamo entrare dal punto di vista dell'amore, probabilmente si formeranno quelle classificazioni un po'. Sì, ma poi si riesce sempre ad andare nell'estremo. Sì, sai categorie. Sai categorie che si creano nei siti tipo. Per dire. Esatto. Che poi lì puoi creare qualsiasi cosa, poi non deve essere per forza antropomorfo. Sfociare nel. Questa è malattia. Sì. Questa è malattia. Però tutti i fanatici dei film fantasy, cose così. Pensa ai super narcisisti che se ne fanno uno uguale a se stessi. No! Che business! No. Pensate? No. È brutto, però. Io ho i brividini dietro al collo. Beh, quindi. Tu ritrattare, avresti le potenzialità per fare una cosa? Cioè, chiedo per un amico, Assolutamente disinteressato. La mettiamo su sta startup. Tutta pronta. Robot sessuali a forma di te stesso. Bellissimo. Ma no. Già venduta. E vabbè, un'altra cosa di cui si poteva trattare, se volete, appunto, è di roboetica. E quindi l'etica robotica. Ma e... so che a me è piaciuto, so come il nome può fuorviare girando la cosa, spiegato. Tu la che spieghi tu, eh? Potrebbe essere l'etica delle robe. Esatto, robetica. Robetica. Deve essere un'erba strana. Un font di word. Aromatica. Esatto. Sì, e quindi appunto, sempre riprendendo il discorso di prima, cioè voi vi fidereste ad avere in casa un robot o appunto un'intelligenza artificiale che vada ad occuparsi di cose delicate, quindi non farti da mangiare. Tipo Odissea nello spazio, che c'è il bollino rosso che... Sì, no. Si chiamava Al...
missione sì. Si può pensare ad esempio a dei robot badanti per anziani, piuttosto che robot babysitter, piuttosto che non lo so, anche sistemi di sicurezza super avanzati che autonomamente decidono come agire. Il problema lì sta secondo me nell'affronto della natura umana, nel senso che l'uomo dice lui è tranquillo perché sa di essere sopra gli altri esseri senzienti del mondo. Se gli metti un pari suo davanti sarà sempre sospettoso, perché dice ma secondo me la faccio meglio io sta cosa qua, oppure non mi fido tanto, e lì sta nel problema. Io più che altro, secondo me la domanda non ha senso, cioè tu dici ti fideresti a lasciare in mano un discorso delicato qualsivoglia a una chiamiamola intelligenza artificiale che si autoregola e che prende decisioni indipendentemente, giusto? E questa è la domanda. Non necessariamente, ma anche semplicemente un robot programmato, okay, per fare determinata azione. Qualcosa di artificiale. Sì. La differenza con lasciare tuo figlio in babysitteraggio a una persona qualsiasi dov'è? Per me la differenza c'è, nel senso che sono entrambi fallibili, però la persona sa rispondere a determinati stimoli in maniera umana e quindi sa reagire a determinate situazioni meglio di un robot. Però è un'arma a doppio taglio, sia in un senso che nell'altro. Però tipo io non può avere una risposta empatica in senso positivo ma anche in senso negativo, cioè se gli salta il matto e ti ammazza il figlio però ho più controllo sulla scelta della persona, secondo me. Allora, comunque il collaudo serve anche per quello, nel senso che le prove di collaudo servono per vedere come reagisce una cosa nel suo scopo, cioè quindi serviranno dei quindi, di prova, cioè non sto dicendo tu ti fideresti a lasciare una persona anziana o appunto un infante, sto facendo questo esempio per non farne a mille altri, e nella sola responsabilità di un'intelligenza artificiale. Allora, secondo me adesso non è è quasi impossibile rispondere, perché non abbiamo seguito, non abbiamo documentazione di quello che metti agisce. Che un'azienda viene fuori con questo prodotto, ti garantisce sicurezza 100%, si fanno mille test, viene approvato da tutti quanti, ti dicono questa cosa qua fa il suo lavoro, è programmata per risolvere tutte quante le situazioni, non c'è nessun tipo di pericolo, il percentuale di errore dello 0,0000 io ti direi assolutamente di sì, più che a lasciarla a una persona umana, ma perché sono cinico io umano secondo me è meschino di base. Tieni anche conto che avrai sempre il telecomando per questo robot qui, puoi spegnerlo, fatta. Sì. Boh, tipo io non mi fiderei mai. Allora c'è forse un altro aspetto che non abbiamo toccato, ed è il fatto di della comunicazione che ha un umano con il bambino. Cioè comunque che ogni nel periodo di infanzia del bambino, adesso non so se sto dicendo una stronzata, però è in continuo apprendimento. Quindi ogni minima cosa che succede lui la può interpretare e per poi riassimilare e riutilizzare nella sua vita. E se un'entità robotica agisce in modo meccanico, senza empatia, si rischia di creare un livello di zero apprendimento. Sì, un conto è tenere il bambino per qualche ora, un conto è educare un bambino. Esatto. Sì, esatto. Questo quello è quello esempio verissimo, con la babysitting, però, per amor d'esempio, insomma. Sì, certo. Boh, io per dire spiegaci perché? Cioè, è proprio una questione. Coglione. Io no. No, non mi fido, non mi fiderei, cioè secondo me non proprio perché manca il quadro emotivo e di empatia, appunto. Ci sono determinate situazioni che il robot gestirebbe su base di esempi, tu mi insegni che fa così, però una cosa, anche se si presenta allo stesso modo, non vuol dire che possa essere risolta allo stesso modo. Cioè dipende, cioè il contesto, ci sono talmente troppe variabili perché possono venire prese da un robot. Cioè anche solo l'istinto umano, secondo me, è... Mm-hmm. È qualcosa di troppo superiore che non può essere replicato. Quindi in determinati ambiti che sono delicati, ad esempio un badante, non mi fiderei mai, tipo mio parente a ultra ottantenne, non lo riuscirei mai a lasciarlo in mano a un robot. Preferirei lasciarlo in mano a una persona. E tu dici giustamente con annessi e connessi pro e contro. Esatto, chiaro. Però preferirei dato una che, persona. Dato che hai parlato di delicati, mi viene in mente un esempio. Le lavatrici sono lo stesso concetto minimizzato, che però può portare a un risultato, nel senso prima lavavi le cose a mano, mm-hmm. Ti dici ti fideresti a far lavare i tuoi vestiti a un robot, ti dici
Sì, ma anche vada a buttare i vestiti. Esatto, esatto, è quello il senso. Lì si entra nella sfera emozionale in qualcosa che è tuo. Il ma che vada anche con quel voce, proprio. Eh? Nel senso. Ma che vada con quel voce. Sì, c'ho il freezer pieno. E cioè. Che ci hai investito dei soldi in no, primo. Solo io. Beh. E niente, questo era bene o male l'argomento che volevo tirar su e far sapere cosa ne pensavate voi. Beh, ci sta. Ok. Con la magia del Natale ci azzecca un sacco, posso dire. Pacca boia. Sì, allora, se non sapete cosa regalare al vostro fidanzato, ragazzo, alla vostra fidanzata, un robot sessuale a forma del vostro fidanzato o fidanzata va benissimo. Munito di IA. O a forma dell'amico di colore del suddetto ragazzo. Oh, zio, di colore. Non so, non volevo essere zitto, scusate. Buon Natale! Mi dissocio da me stesso. Cala la qualità immediatamente. Solo quello che ho appena detto. Domani chiudiamo. Bene, abbiamo detto che facciamo una pausa? No. 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 I ragazzi qua hanno deciso di prendersi un attimo una pausa. Minchia, sembra che no, stiamo andando all'obitorio. Infatti fatto così con certo. Non si vede. Non si vede che non si vede. No, fatto poi, non sai come fare. Niente, abbiamo perso l'ospite. Penso che non inviteremo mai più. Quindi, dai, una volta va bene. Sono stufi. Due, okay. Non hanno più voglia. No, volevamo solo comunicare che da brava italiani non possiamo sempre lavorare. Esatto. Quindi, pausa Trespolo va in pausa. Doppia pausa. Volevamo fare una pausa Trespolo, sì. Che dura 2 settimane. Quindi ci rivedremo nella settimana subito dopo l'Epifania, del quale ignoro totalmente il giorno. Dunque, il 6, che è l'Epifania, è il lunedì dopo. Esatto. Tu mi insegni a essere il 7 più 6, 13. 13, grazie. Allora, pausa 3, però. Matematica. Tipo il tacchi no no di Better Mother. E grazie mille per intanto per essere stato con noi. Sì. Quindi ci vediamo dopo con l'anno. Ci vediamo l'anno prossimo. Ah, sì! Battuta da quarantenne, Mi manca Poiano. Fatemi sapere anche voi. Grazie, scherzo. Nei commenti. Se avete un robot sessuale a casa. Sì, e nel caso qual è il vostro modello? Che insomma. Sempre per un amico. Chi è sempre per un esatto, amico. Sempre per amici per di amici. Se non sapete cosa fare in queste 2 settimane, recuperate sempre. Tutto quello che è uscito. Esatto, specialmente le puntate senza ornitottero. Sì, sono più divertenti. Che sono le migliori. Statisticamente sono di più e sono più belle. La E sotto l'episodio è di esplicito, non di. No, niente, non è vero. Ornitottero è con la O. Scherzavo. Ornitottero. Chiudi, basta. Ci sta nella sua gabbia. Buon Natale.